Celebriamo oggi, con profonda gioia, la sorgente di ogni mistero cristiano, l'essere di Dio e la sua realtà trinitaria. La nostra ragione non può comprendere la grandezza di tale realtà, ma possiamo cogliere con gratitudine e stupore l'amore che da Dio viene versato sull'umanità e su ciascuno di noi. Guardiamo al Padre, fonte di ogni cosa, e sentiamoci partecipi nel Figlio e nello Spirito Santo di questa paternità divina che Cristo ci ha manifestato con la sua vita. Identico a tutti quanti gli altri. Allora chiediamo perdono a Dio, lo facciamo
facciamo perché ha un po' di coraggio, anche con gli occhi chiusi, perché in questa relazione con Dio, leggera ma profonda, possiamo scoprire il sapore di una vita vera, il sapore di una vita con Dio. A Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che un mondo peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito di Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, tu solo è Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La relazione d'amore della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci fa capire che non possiamo bastare a noi stessi. È necessario che ognuno incontri l'altro per amarsi reciprocamente e dare vita alla comunione fraterna. Come veri figli di Dio e coprotagonisti della salvezza, lasciamoci guidare dal suo Spirito. Noi siamo eredi sia delle sue sofferenze che della sua gloria e siamo certi che, come Gesù stesso ha detto, Lui è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te. Dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori
Dio in Egitto sotto i tuoi occhi, sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra non ve ne è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli di Dio, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. A Dio che è, che era e che viene.
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Molto grosso, ci siete? Siete un po' in ansia? Vabbè, ci sta, è normale, è la vostra prima comunione, però non vi preoccupate, sarà tutto molto semplice, tranquillo, sereno. Ci abbiamo un piccolo problema, in realtà un grande problema, che riguarda il Vangelo. Dovete sapere che questa è l'ultima parte del Vangelo di Matteo. Io vorrei chiedere a ciascuno di noi, cominciando dai più anziani, arrivando a voi che fate la prima comunione, a quelli ancora più piccoli, ma di cosa parlava il Vangelo? Forse qualcuno si ricorderà una parola, qualcuno ricorderà anche di chi era il Vangelo, qualcuno ricorderà qualcosa in più, qualcuno ricorderà nulla, proprio un fico secco, ma va bene così. Cerchiamo di dirci una parola. Gesù era già morto, caputo, non c'era più, però era risorto. E accade qualcosa di ancora più interessante, perché dopo la morte, dopo la risurrezione, Gesù chiama tutti i suoi discepoli, cioè tutti quelli a cui aveva parlato per tutta la vita, eccetera, eccetera, e dice: salite sul monte, perché lì vi devo dire una cosa. Accade veramente. Gesù si presenta sopra il monte, parla con i suoi discepoli, i suoi apostoli, in particolare gli 11, e gli deve dire una cosa importante. Però, se ci avete fatto caso a questa parola che ora sto per dirvi, in realtà ci mette tutti quanti un po' in difficoltà, perché dice: salirono sul monte, videro Gesù, si prostrarono, fecero riverenza, come è giusto si faccia davanti al re dei re, al Signore dei Signori, e dopo aver fatto riverenza, chinando il capo, dubitarono dentro di sé. Che significa dubitare? Cioè, chissà, non so, speriamo bene, chissà come andrà a finire, chissà che fine facciamo. Dubitarono, una cosa interessantissima, dubitarono. E poi Gesù dice: andate, portate il Vangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non vi preoccupate, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E i discepoli? Poi, e i discepoli? Questa è l'ultima parte del Vangelo di Matteo, che finisce così. Capite? È assurdo. Il Vangelo, secondo Matteo, finisce con il dubbio dei discepoli. Non dice: e vissero tutti felici e contenti. I discepoli non dubitarono più, tutti quanti si erano sereni, nessuno ebbe più nessun problema per tutta la vita, non vi preoccupate, arrivederci. No. Il Vangelo, l'ultima cosa che fanno i discepoli è dubitare. E dicono: chissà come andrà. E noi oggi siamo qui perché abbiamo capito tutto della vita, perché dopo la prima comunione non avrete mai più nessun problema, non vi preoccupate, da ora in poi tutto andrà alla grande, non ci sarà più nessun problema, non avrete necessità di svegliarvi alle 5 e mezza al mattino perché non avete fatto i compiti il giorno prima, non avete più bisogno di recuperare giusto giusto perché non avete fatto in tempo a fare il vostro dovere, non avrete più nessun altro problema. Perché? No. Il Vangelo finisce con i discepoli che vanno un po' in difficoltà, e mi sono chiesto anche io: ma non è che questa cosa magari è positiva? Una volta, quando uno aveva un dubbio, quando diceva: io mi sto facendo la prima comunione, vabbè, poi chissà,
o no? Mi è mai venuto un dubbio, ma Gesù ci sta o non ci sta? È così importante o no? Gabriele, sei figlio, forza, svegliati, siamo vivi. Ma voi siete sicuri proprio che Gesù ci sta? Siamo, ma ragazzi, tu sei proprio sicuro che Gesù è importante per te? Cioè, Ilari, sei sicuro? Cioè, sei sicuro? Sì, ma loro dicono sì, ma sì, ma poi chissà, ma poi si vedrà, ma poi vedremo, poi riusciremo più o meno a fare del nostro meglio. Oggi noi ci sentiamo proprio come i discepoli, uguali, e sentiamo anche il rischio enorme che vivono i nostri genitori di riuscire a capire tutto, cioè di non avere mai nessun dubbio. Perché i vostri genitori, lo sapete, non hanno mai nessun dubbio, sono sempre sicuri di tutto quello che stanno facendo, non hanno mai avuto un attimo di tentennamento. È uguale con i preti, noi sappiamo sempre qual è la cosa giusta, sempre, sempre, pure le maestre, i maestri, i professori, sempre, non hanno mai nessun dubbio. E invece, noi che cerchiamo di controllare tutto, di avere tutto sotto controllo, e anche di controllare i vostri pensieri, che cosa stai pensando? Come stai? Stai bene? Stai male? Che cosa vuoi mangiare? Mangiare questa cosa, mangia che buono, mangia che buono, mangia che buono, mangia che buono. Ansia! I nostri figli stanno impazzendo, basta con questa ansia, basta credere che controllando i loro pensieri crescano meglio, perché stanno crescendo malissimo. Non è sapendo che cosa pensano che noi riusciremo a risolvere tutti i problemi. Basta, stiamo un po' più sereni, perché oggi è la festa della Santissima Trinità. E lo sapete che cos'è la Santissima Trinità? Ecco la risposta giusta! Boh, non capisco nulla! Noi non dobbiamo conoscere, sapere tutto dei nostri figli, non dobbiamo togliere ogni dubbio. Noi siamo chiamati ad accoglierli, non a sapere tutto, non è necessario. Oggi è la festa della Trinità, che i migliori filosofi, i migliori teologi non hanno capito neanche loro che cosa stanno dicendo. Ma che cosa capisci? Capisci, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tu non capisci tuo figlio, non dobbiamo capirlo per forza, nostro figlio, perché i genitori costitutivamente dicono, io a mio figlio non lo capisco, bene, bravo, non fa niente. Tu non devi capire tuo figlio, tu lo devi amare, tu devi morire per lui. Io a mia moglie non lo capisco, ma meno male, che volevi capire? Noi non capiamo neanche noi stessi, vuoi capire a tuo figlio, vuoi capire a tua moglie, vuoi capire... Ma quando mai? E il rischio apposto qual è? Maria Grazia, ho capito tu come sei. E da ora in avanti tu sarai sempre la stessa. Ilaria, ho capito tu come sei. Ginevra, ho capito tu come sei. Tu sei fatta così. Gabriele, tu sei fatto così, non cambierai mai. Questo dicono le nostre maestre, che sono pazze se lo pensano davvero. I nostri preti, i genitori, basta. Io ho capito tu come sei, ma come ti permetti? Come ti permetti di dire io ho capito tu chi sei? Ma, via, tu non hai capito un tubo. Io sono un mistero e l'unica cosa che mi devo ricordare oggi è che siamo figli di Dio. Quando abbiamo fatto il battesimo non abbiamo fatto la magia. Quando avevano qualche mese o qualche anno, quando hanno fatto il battesimo, i vostri figli poi non piangevano più la notte, non hanno più fatto capricci, non hanno avuto più nessun problema. No, erano già figli di Dio e dopo il battesimo una cosa è importante. Poi tante altre in realtà, il peccato originale, sì, tante cose belle. Una cosa, tu sei mio figlio, tu sei mio figlio, io sarò con te tutti i giorni fino alla fine del mondo, basta. Quindi ci saranno tanti problemi, ma tu dovrai ripartire sempre da quello, sei mio figlio, questo non lo potrà mai cambiare nessuno. E io te l'ho ricordato, te l'ho scritto dentro, più di un tatuaggio. Voi c'è dei tatuaggi? No, non me li fate, cioè fate come volete, ma è più di un tatuaggio. Beh, abbiamo concluso, finita. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Voi lo volete capire Dio? Sì, ci dobbiamo provare. Dobbiamo cercare di crescere, di approfondire, di studiare, facciamo bene. Però, dice Sant'Ignazio, e concludo, di Loyola, grande fondatore dei Gesuiti. Gesuiti, complotti, ah, grande Sant'Ignazio, nostro formatore. Non è il molto sapere che sazia l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Come si fa un abbraccio? Studiamo come si fa un abbraccio. Vi scriverò un libro su precisamente quali muscoli bisogna utilizzare, in che modo bisogna avvicinarsi all'approccio, in che modo... No,
io ti amo e ti amerò per sempre. E questo non vale solo per la vostra famiglia, ma vale nella grande famiglia di Dio, di quelli che sono cristiani e di quelli che cristiani non sono, perché noi siamo umani, siamo figli di Dio, e se siamo cristiani lo sappiamo anche, per cui non lo sanno, ma noi che siamo cristiani lo sappiamo pure. Allora, auguri, oggi è un giorno come gli altri, è un giorno speciale, perché in questa comunione e in questo abbraccio scopriamo l'unica vera realtà: tu sei mio figlio, e questo nessuno mai potrà cambiarlo. Non è il se, il molto sapere che sazia l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa e diciamo insieme: Trinità d'amore, ascoltaci. Trinità d'amore, ascoltaci. La Chiesa, nella sua missione di evangelizzazione, insegni l'amore dello Spirito Santo a tutte le genti e le battezzi nel suo nome. Preghiamo. Ciascuno di noi trovi la pienezza della gioia, conformando la propria vita al comandamento dell'amore. Preghiamo. Possa l'amore trinitario essere esempio nelle relazioni all'interno delle famiglie, per allargarlo all'intera comunità. Preghiamo. I bambini, che oggi avranno il primo incontro personale con Gesù e Eucaristia, siano sostenuti con generosa amorevolezza dai genitori e dalla comunità nel loro cammino di fede. Preghiamo. Preghiamo per il nostro parroco Don Carmine, che in questo momento difficile condivide la sua sofferenza con Cristo. Preghiamo. In questa celebrazione preghiamo per Emilio. Preghiamo. Caro Gesù, sono molto felice ed emozionata perché oggi per la prima volta mi stringi forte forte e mi doni tutto il tuo amore. Aiutami a donarlo agli altri, preghiamo. Gesù, grazie.
grazie che rimani sempre con me e non mi lasci mai, nei momenti brutti e nei momenti belli, e ti ringrazio per tutto l'amore che mi dai. Ti ringrazio perché oggi ti prenderò nel mio cuore e sono molto felice. Preghiamo. Gesù, sono molto felice di incontrarti e di accoglierti nel mio cuore. Fa guarire verso Don Carmine perché vogliamo ancora partecipare anche alle sue celebrazioni per fare una riunione. Preghiamo. Gesù, fa che io rimanga sempre vicino a te. Quando faccio comunione con te sento tanta gioia e tu mi dai la forza di cambiare il mio cuore. Preghiamo. Tiriamo qualche istante di silenzio per le nostre preghiere personali. Ciascuno di noi ha un desiderio, quattro chiacchiere da fare con il nostro Dio, il Dio dell'infinito e il Dio dell'infinitamente piccolo. Ecco, in qualche istante di silenzio rivolgiamoci a Lui, certi che se non ci ascolta Lui, non ci ascolterà nessuno. Lui continua ad essere ciò che è, noi continuiamo ad essere Suoi figli. Qualche istante per Lui.
i quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne e gradita, per Cristo Signore nostro. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza e la maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
Mistero della sera. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la tua chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, in particolare coloro a cui siamo più legati. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Signore, non ci viene di partecipare alla tua mensa, ma ci soltanto
insieme davanti all'altare. Thank you.
Ilari, Maria Grazia, Ginevra, Gabriele, per voi oggi è un giorno importante, una nuova tappa del vostro cammino. La foto di un momento felice da custodire gelosamente nell'immensa scatola di ricordi della vostra vita. State crescendo in fretta e presto vi aspetteranno tante scelte. La strada non sarà sempre dritta, ma quando affronterete la salita non abbiate timore, perché non sarete mai soli. E qualunque cosa succeda, non smettete mai di credere. Credete in voi stessi, perché dentro di voi brilla la luce di Dio. Credete intensamente nella forza dell'amore, perché Dio è amore. Credete nella carità e nella solidarietà. E donatevi agli altri senza chiedere né aspettarvi nulla in cambio, perché la gioia che si prova nel dare è già di per sé il più grande compenso. Perciò siate sempre generosi. Credete nel perdono, benché sia una parola difficile, perché il rancore è un brutto male che divora quelli che lo portano dentro. Perciò non restate mai arrabbiati per troppo tempo. Credete nel potere del sorriso. Un semplice sorriso può illuminare il mondo, e se tutti sorridessimo insieme sarebbe sempre giorno. Il Vangelo ci insegna che siamo tutti fratelli, e i fratelli, si sa, si tengono sempre per mano. Perciò amate intensamente e donatevi agli altri senza paura, perché tutto l'amore che esce da voi, potete starne sicuri, ritornerà a voi mille volte. Non bisogna andare lontano per trovare Dio. Lasciate solo la porta del cuore aperta e sarà Lui a venire da voi. Che la sua luce possa sempre illuminare il vostro cammino. Auguri a tutti. Ascoltiamo un piccolo messaggio prima di alzarci in piedi, che è da parte di Don Carmine, nostro parroco, che la qualità con non riesce a tornare sull'isola, ma si fa presente in diversi modi. Ascoltiamo questo piccolo suo messaggio. Carissime famiglie che vi state accompagnando, fratelli, carissimi fanciulli di prima comunione, carissime famiglie che vi state accompagnando, fratelli tutti della comunità, è con profonda gioia che vi permetto, attraverso questo piccolo messaggio, farvi giungere la voce di gioia e di ringraziamento al Signore, perché sta permettendo oggi questa giornata così bella per i nostri fanciulli, per la nostra comunità, per l'isola di Capri, dove dei fanciulli, delle persone, delle famiglie incontrano Gesù, fanno spazio a Gesù nella loro esistenza. Questo apre uno spazio di speranza e di gioia profonda. Noi che stiamo tanto soffrendo per la pandemia, per le ristrettezze, dobbiamo sapere mettere la nostra fiducia nel Signore. Il Signore non ci ha mai traditi, il Signore non ci ha mai abbandonati. E la prima comunione è una verifica ancora di più di quello che stiamo credendo da sempre per la nostra vita di fede, per la nostra vita comunitaria. Io mi permetto di farvi giungere non soltanto una gioia e un augurio, vorrei anche dirvi grazie per tutto quello che state facendo per me, con la preghiera soprattutto. Non mi posso nascondere che sono commosso dalla catena di preghiera e di solidarietà che ho avuto modo di accogliere, di ascoltare e di toccare con mano accanto a me. Il Signore ha fatto meraviglie e sta facendo meraviglie. Cosa posso augurarmi? Intanto il mio desiderio è di ritornare presto tra voi, a ritornare a spezzare con voi l'Eucaristia, la parola, a spezzare la cordialità di cui mi avete circondato oltre la preghiera in questo tempo. Ma vorrei anche augurare una cosa a tutta la comunità. Possiamo sempre gioire dei doni di Dio, i doni che Dio ci fa continuamente, di cui io non mi sento degno, ma che tutti quanti riceviamo, perché Dio è Papà
Dio ci vuole veramente bene. Un abbraccio a tutti, grazie per quello che siete, grazie per quello che fate. Don Gabriele. Facciamo un applauso a Don Gabriele, ma sono proprio i ragazzi. Mettiamo tutti i piedi. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi impegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. È bello potersi sentire famiglia, anche allargata, sentire che ci sono nelle nostre celebrazioni presenti tutti i nostri amori, tutte le persone a cui vogliamo bene, tutte le persone a cui ci sentiamo davvero vicini. E allora ringraziamo Dio per questo messaggio, ma ringraziamo Dio per i nostri ragazzi, per i nostri figli. Forse sono loro che ci danno la luce, la speranza, il desiderio di, con entusiasmo, continuare a combattere fino all'ultimo istante e anche dopo, l'ultimo istante della nostra vita. Di solito a questo punto arrivo e faccio anche l'avviso e l'invito per la CR. Diciamo che adesso arrivo e facciamo un altro applauso ai nostri ragazzi! Quindi noi sappiamo che l'investimento più grande di tutta questa cosa che abbiamo fatto, la prima comunione, è quello che viene dopo. Quindi quello che abbiamo fatto fino ad ora è importantissimo, ma mai quanto quello che viene dopo. È bellissimo seminare, ma poi la pianta dovrebbe anche spuntare, dovrebbe continuare a crescere, dovrebbe continuare a fare frutto, come la vostra vita qui, assieme ai tracci. Quindi vi invitiamo, vi faremo sapere, ecco, ci faremo sentire, perché il percorso continua, per chi lo desidera, ovviamente, come sempre, nella grande libertà. Se lo desiderate, in qualche modo continueremo a camminare, poi domenica prossima ci saranno le altre comunioni. Chi deve fare la comunione settimana prossima? Ah, guardate quanto sono belli, ok. Quindi settimana prossima non ve ne andate, perché sicuramente continueremo a fare il nostro meglio. E quando la prossima volta qualcuno vi dirà "ma io non ti capisco", come abbiamo detto prima, "io non ti capisco", voi gli dovete dire grazie, perché la gente non si deve capire, non la dobbiamo incasellare, incastrare da qualche parte. Quando qualcuno ci dirà "io non ti capisco", dovremo dire grazie, perché io non ho bisogno che tu mi capisci, io ho bisogno che tu mi vuoi bene, che tu mi ami, che mi correggi quando è necessario, che mi accompagni quando è necessario, ma non che mi capisci. Signore mio, continua ad accogliermi, a perdonarmi e a far sentire che l'amore non è fatto di giudizio, ma semplicemente di qualcosa che va oltre. Io non ti capisco proprio, mio Signore, proprio per questo ho imparato ad accoglierti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace. Grazie a Dio. Bene, siamo al canto finale e poi le foto, ovviamente. Sì, sì, cantiamo, cantiamo.
facciamo sì. Guardo poi, facciamo la pure sorgente. Thank you.